Una ricetta siciliana tipica del periodo pasquale è molto diffusa in tutta la città di Messina e la provincia. Si tratta dei panini di cena, dei panini che possono essere mangiati da soli oppure gustati con un ripieno dolce o salato, quindi molto versatili, che si caratterizzano per avere un profumo molto particolare, dato da chiodi di garofano, che in questo caso utilizzeremo in polvere. E cannella, questi gli aromi, mentre gli altri ingredienti, la farina, il latte, lo strutto, lo zucchero, lievito di birra e ovviamente un pizzico di sale. Vediamo come impastare questi ingredienti, le cui dosi ci restituiranno circa 20 panini di cena. Uniamo innanzitutto due tipi di farine, farina 00 e farina Manitoba, 500 grammi ciascuno, quindi abbiamo un totale di 1 kg di farina. Le disponiamo in una ciotola, al centro ricaviamo uno spazio e mettiamo il lievito di birra fresco, ne utilizziamo 20 grammi. Lo sbricioliamo, uniamo una parte del latte previsto, circa mezzo litro, un po' tiepido, aggiungiamo anche 160 grammi di zucchero e lavoriamo per sciogliere perfettamente il lievito e attivare la lievitazione. Trascorsi 2 minutini, possiamo aggiungere gli altri ingredienti: 2 cucchiaini di cannella, 1 cucchiaino raso di chiodi di garofano ridotti in polvere, 100 g di strutto. Distante dal lievito facciamo la casetta per il sale e ne mettiamo 3 pizzichi. Aggiungiamo ancora un po' di latte e iniziamo a sciogliere tutti questi ingredienti, ad impastare con una mano. Man mano aggiungiamo tutto il latte previsto, la quantità può variare leggermente in base a quanto ne assorbe la farina, quindi di volta in volta, se utilizzate farine diverse, ci possono essere delle differenze. Partite da circa mezzo litro di latte, ne potrebbe servire anche un po' di più. Impastate a questo punto energicamente, magari vi spostate su un piano di lavoro. Impastiamo quindi con entrambe le mani per ottenere un panetto che sia omogeneo, morbido ma non appiccicoso. Quindi deve essere facile lavorarlo, ma non deve essere troppo molliccio, né al contrario molto duro. Pratichiamo un'incisione a croce sul panetto, lo sistemiamo in una ciotola dove andrà a lievitare, una ciotola abbastanza capiente, copriamo con pellicola e spostiamo questo impasto all'interno del forno spento ma con la luce accesa. Inizierà la prima lievitazione che dovrà durare qualche oretta. La prima lievitazione si è conclusa, sono trascorse 3 ore e come vedete il nostro impasto ha addirittura triplicato il suo volume. Dopo aver ricavato un lungo filoncino che per comodità abbiamo anche tagliato in due, andiamo a pesare pezzetti di impasto tutti uguali, ovviamente, e il loro peso può variare dagli 80-85 grammi fino ai 100 grammi. Questo dipende se gradite panini di cena piccolini oppure un po' più grandi. Ogni pezzetto di impasto, poiché dobbiamo trasformarlo in una pallina, in una sfera molto liscia, lo lavoriamo, non facciamo altro che ripiegarlo verso l'interno, così tiriamo bene la pasta che risulta poi liscia in superficie, e poi lo lavoriamo così e guardate, una sfera perfetta. Disponiamo i nostri panini di cena su delle teglie coperte da carta forno, ovviamente ricordandoci di posizionarli un po' distanziati tra loro perché cresceranno ancora. Li spostiamo nuovamente in forno spento con luce accesa e può iniziare la seconda lievitazione. Abbiamo dato circa 1 ora e mezza di tempo per la seconda lievitazione. Ed ecco i nostri panini di cena che ancora una volta hanno quasi triplicato il loro volume, sono pronti per essere spennellati con un tuorlo d'uovo sbattuto insieme ad un goccio di latte. Questo servirà a dare un perfetto colore in cottura e poi in superficie metteremo i tradizionali semi di sesamo. E intanto portiamo il forno a temperatura. Abbiamo scelto la modalità statica, 200 gradi, inforniamo una teglia per volta e tra poco vedremo il risultato finale. Ovviamente per quanto riguarda le tempistiche di cottura, regolatevi sempre in base al vostro forno. I panini di cena cuociono in appena 15-18 minuti circa. Gustati caldi o quantomeno tiepidi,
emanano un profumo incredibile, ma sono buoni anche il giorno dopo. Basterà riscaldarli per ritrovare e risentire tutta la loro morbidezza. Vi mostro subito come sono all'interno. Sono dei panini molto soffici, leggerissimi, pesano pochi grammi, ma soprattutto molto profumati perché ricordo che abbiamo utilizzato chiodi di garofano e cannella che danno un profumo davvero caratteristico. Vi aspettiamo anche sui nostri social e sui nostri siti internet cibodoc.it e vivomangiando.it con tante altre ricette.